Ultron ha intrappolato New York sotto una cupola energetica che ha disattivato la tecnologia umana. Neanche i bambini sono al sicuro dal malvagio Dino esercito di robot. Qualcuno può salvarli? Forse sì. C'è un'eroina in grado di aiutarli. Quei bimbi sono sotto la protezione degli Avengers, dice la sorella di Black Panther, Shuri. Anche se io non faccio parte della squadra, per ora. Non è ancora una supereroina, ma è arrabbiata perché Ultron ha utilizzato la sua tecnologia per trasformare New York in una landa desolata e preistorica, abitata da bestie metalliche senza cervello. Però ho appena trovato un modo migliore per sfruttare la sua tecnologia. Ho detto ad Iron Man e a mio fratello che li avrei aiutati se avessi avuto anch'io un mecasauro. E l'ho costruito! Volevo dire, l'abbiamo costruito. Shuri chiama i bambini. Io sono Shuri, la principessa del Wakanda. E sorella di Black Panther. Avete paura? Beh, ci credo. Ho paura anche io. Però insieme potremmo trovare il coraggio. Da questo momento siete ufficialmente Avengers non ufficiali, proprio come me. Avrò bisogno del vostro aiuto. Perché anche l'eroe più piccolo può fare una grande differenza. Wakanda Forever! Nel frattempo, Vedova Nera e Hulk cercano di penetrare la cupola. Dobbiamo aiutare i nostri compagni! All'improvviso, arrivano due figure misteriose. Ma prima che Hulk possa spaccare, gli Avengers, ufficialmente non ufficiali, hanno un messaggio per loro. Qualcuno riesce a sentirmi? Shuri? La principessa wakandiana spiega a Vedova Nera di aver utilizzato pezzi di Raptor per contrastare il raggio che neutralizza la tecnologia umana. E consiglia a Vedova Nera e a Hulk di sfruttare quella tecnologia per costruire i mecasauri e avere accesso alla cupola. Scusa, meca che cosa? Quando Shuri nomina i processori di polarizzazione magnetica, Vedova Nera capisce che c'è bisogno di Banner. Passo e chiudo, ragazzi. Ora, Pantera, andiamo a cercare T'Challa e tiriamolo fuori dal guaio in cui sicuramente si sono cacciati lui e i suoi amici Avengers. Come darle torto? Gli altri Avengers stanno per finire dritti nella trappola di Ultron. E una volta distrutti loro, non mi potrà più fermare nessuno! Iron Man, Captain Marvel e Black Panther sono diretti al Museo delle Scienze, dove Ultron sta distruggendo tutta la tecnologia della città con un raggio elettromagnetico. Non tutta la tecnologia, dice Iron Man. Questi mecasauri che ho costruito usando pezzi dei robot di Ultron ci aiuteranno a batterlo. Dico bene, Iron Stomper? Vuoi dire i mecasauri che hai costruito con mia sorella, corregge Black Panther. Iron Man ammette che Shuri lo ha aiutato e che ora avrebbe bisogno di lei. Beh, siamo solo noi tre, no, anzi, noi sei, dice Captain Marvel. Ci siamo! La situazione è tranquilla fra noi e il museo. Allora Captain America e Thor sono riusciti a distrarre gli scagnozzi di Ultron. Sarà facile entrare. Black Panther prova ad avvisare Tony che non è mai troppo facile. È Ultron. Grazie di averci evitato il disturbo di darvi la caccia, Avengers. Credi di poterci sconfiggere? Dice Iron Man, mentre un esercito di robot di Ultron si stringe intorno a loro. Vedendo che sono in inferiorità numerica, Carol trasforma il mech in un'armatura potenziata, ma Ultron è un passo avanti. Black Panther li salverà. Non devi fare del male ai miei amici. Posso fare del male a te allora, dice Ultron. No, nessuno si mette contro gli Avengers. Ma guarda, persino la dieta di TR3X è più ricca di ferro. Come se non bastasse la sconfitta, Iron Man è costretto ad ascoltare le battutacce di qualcun altro. Ma saranno gli Avengers a ridere per ultimi.
Mentre Ultron viene distratto, arriva Shuri a salvare tutti. Evviva! Ce l'ho fatta! No, forse ho esultato un po' troppo presto. Ultron informa gli Avengers che la sua macchina può essere riparata, ma loro verranno distrutti per sempre. Black Panther dice a sua sorella che è orgoglioso di lei. Questo dovrebbe darmi un po' di conforto nel momento della fine, replica Shuri. E quindi Ultron vincerà? I nostri eroi sono condannati? Invece no, non così in fretta. Shuri, hai dimostrato di essere un'eroina. Vuoi pronunciare tu quella frase? Chiede T'Challa. Per me è un onore. Avengers, assemble! Shuri ha messo fuori uso il raggio di Ultron, dice Iron Man. Ora annienteremo il suo esercito. A Ultron la situazione non piace. Vi distruggerò e ricostruirò la mia macchina, afferma il cattivo. Farò tornare il mondo alla preistoria. Solo io sono degno di possedere la tecnologia. Ma gli Avengers e i loro mecasauri non cedono. Vedova nera, il tuo mecasauro ragno è terrificante, dice Captain America. Io trovo che Shadowcrawler sia carino, risponde lei, soprattutto quando dà la caccia ai robot cattivi. Beh, Captain America non dormirà mai più. Perché non mi è stato dato un mecasauro ragno gigante? Si lamenta Thor. E questo fa arrabbiare il suo mecasauro Thunderhoof, ma mai quanto Hulk e Gamma Smasher. Ci divertiamo, dice Captain Marvel, ma ci serve un vero piano. Iron Man fa notare che i robot dell'esercito sono droni. Se perdono il segnale di Ultron, i Roboraptor si spegneranno. Ultron sembra avere il sopravvento su Iron Man e Black Panther interviene per aiutarlo, ma le cose non si mettono bene. Solo io posso dare fastidio a mio fratello, dichiara Shuri. Ehi, grazie per l'assist, dice Black Panther. Ora anche i loro mecasauri devono collaborare. Ultron non si arrenderà facilmente. Colpitelo in tutti i modi, interviene Iron Man. Ed è quello che fanno gli Avengers. Avete solo rimandato l'inevitabile. Tornerò, afferma Ultron sconfitto. Mentre si ritira, cade il collegamento con gli scagnozzi e non c'è più pericolo. Quei dinosauri robotici ora sono solo dei fossili. Ce l'abbiamo fatta con l'aiuto dei mecasauri, dice Shuri. A volte mi piace essere un Avenger, afferma Iron Man. E poi aggiunge, altre volte mi piace meno. Scusa, sono stato iperprotettivo, sorella, dice Black Panther. Dovresti far parte degli Avengers. Ti ringrazio, ma penso che starò meglio nel Wakanda, dove ci sono più alberi e meno Ultron, risponde Shuri. Prima che Shuri se ne vada, suo fratello le chiede di assaggiare la pizza di New York. Qualcuno ha visto Hulk e Thor? Chiede Captain Marvel. Oh no! Già... La pizza non è più disponibile.